Buongiorno raga, benvenuti al video. Oggi mi è venuta voglia di filmare un full day of eating realistico in questa quarantena, perché lo sappiamo tutti, magari con alcuni full day of eating si prova un pochino a cucinare di più, a fare dei pasti più carini, più presentabili per YouTube, e io invece voglio far vedere esattamente i pasti che mangio senza se, senza ma, senza abbellirli, farvi vedere effettivamente cosa vuol dire per me stare a dieta in definizione in questo momento. Rispetto all'inizio ho perso oltre 5 kg, sono quasi su 6 kg persi rispetto a 50 giorni fa, e quindi sì, quindi vi faccio vedere quello che mangio in un giorno. Questa è una giornata low, quindi mangerò abbastanza poco e vi faccio vedere cosa. Inizio sempre con un caffè, quindi non faccio colazione, faccio più o meno il digiuno intermittente. Non è per tutti, ma per alcuni funziona, per me funziona. Io preferisco mangiare meno calorie di mattina, così che poi posso mangiare dei pasti un pochino più grandi più in avanti, ma questo lo vedremo insieme. Intanto inizio col caffè e come al solito lavoro, lavoro, lavoro. E quindi questa è la postazione lavoro. Qua nel salotto ci sta Sammy là dietro, che sta lavorando e facendo un pochino di social media marketing. Avevo accennato in un ultimo video che avevamo iniziato ad aiutare un nostro amico che ha un ristorante in Svizzera, e quindi stiamo praticamente pianificando tutto il lavoro. Sammy si occupa della parte di Instagram e io invece sto facendo clienti, rispondendo alle mail, facendo tutto quello che è, diciamo, gestione di muscoli a vita. E niente, più o meno ogni mattina inizia sempre allo stesso modo, 2-3 ore minimo di lavoro prima che faccio il primo passo. La cosa secondo me importante è tenersi occupati, infatti diciamo che la definizione è molto più difficile se si pensa sempre al cibo, perché magari non si ha tanto da fare. In quarantena è molto semplice, se non hai qualcosa da fare, stare attento con la dieta, perché non lo so, magari pensi sempre al cibo, ci stai in casa, quindi c'è la cucina sempre lì vicina. Quindi quello che faccio io è letteralmente mi tengo occupato, così che non ci penso. E sì, come vedete qua, un po' di WhatsApp e niente, faccio praticamente qua tutte le mail che ho e qua le mail dei clienti, e facciamo tutti i vari check-up. Ragazzi, vi faccio vedere il primo pasto, cioè pasto per modo di dire, l'ho detto, questo sarà un full day eating realistico, se non devo preparare niente. Io sono iper semplice, voglio solo colpire calorie macro. Ho qui una porzione di questa bistecca che mi faccio mandare dal posto dei burrito, ma invece di farmi mandare i burrito mi faccio mandare gli ingredienti sfusi. Dovrebbero essere 100 grammi di carne, poi ho 200 grammi di melone, così che questo mi dà un pochino di carboidrati e è dolce e mi aiuta un sacco. E poi sono andato a prendermi questo Lean and Green Vitamin Hit, che c'è acqua, succo, tè e vitamine, e per tutta la bottiglietta sono solo 35 calorie e questo mi dà più volume, più acqua, anche questo è abbastanza dolce e mi aiuta a stare a dieta. E ve l'ho detto, io mangio, colpisco le mie calorie, i miei macronutrienti, non faccio porzioni magiche. Per questo, se volete fare, diciamo, le cose per bene, vi consiglio veramente di andare a vedere Ele Zupidishu sul suo canale, che c'ha full day of eating a stecca, ne mette 3 o 4 a settimana prima, adesso magari 3 o 4 ogni 2 settimane, e vi fa vedere un sacco di idee di pasti diversi da fare, avena, cose, dolcetti, pasti fatti bene con insalatone, cose varie. Veramente ve la straconsiglio, andate a vedere i suoi video e vedrete che vi vorrete pure iscrivere, perché veramente sono delle ottime idee. A me, io spererei di avere la stessa voglia che c'ha lei, ma in realtà se devo mangiare da solo mangio veramente come, non lo so, cioè ditemi voi. Ci manca solo che ci metto il melone dentro la carne. Vabbè raga, questo è questo, io mangio, poi faccio ancora un po' di lavoro, poi probabilmente mi alleno. L'allenamento, e come secondo pasto della giornata, diciamo il pasto più grande che faccio, è questo pasto post workout. E come vedete qua ho 100 grammi di quella bistecca proprio come prima, e però stavolta ci aggiungo dei carboidrati, perché post workout, diciamo, la cosa che importa veramente è il totale calorico di macronutrienti nell'arco della giornata. Ma dopodiché, se pensiamo al nutrient timing, è bene fare dei pasti proteici, più di 2 pasti proteici al giorno, quindi magari dai 3 ai 4, 5, diciamo, bonus di proteine. E i carboidrati magari è solamente una buona idea
mangiarne la maggior parte concentrati intorno all'allenamento. Non è che dobbiamo farlo per forza, però se ci pensate, con l'allenamento è dove ci serve energia, dove dopo l'allenamento andiamo praticamente a svuotare un pochino le riserve di glicogeno nei muscoli, non così tanto, quindi non è essenziale fare un pasto di carbo, ma può essere un buon momento per avere molti dei carboidrati. Quindi qua 800 grammi di riso in totale cotto, ma lo divido a metà, così che saranno 150 grammi di riso cotto. Ripeto, io di solito peso crudo, però dato che mi hanno inviato già il riso cotto, ce l'ho cotto, quindi sono 150 grammi, faccio metà porzione, e ci ho aggiunto un pochino di salsa di soia sopra. E accanto a questo non può mancare, già lo sapete, una coca zero da Mikey D's, che la sto prendendo perché secondo me è molto più buona della coca normale, è tipo più gassata o più diluita, non lo so, c'è qualcosa di magico della coca di McDonald's, fatemi sapere se anche per voi è così. E mi è venuto un dubbio che queste mi portano non sia Coca-Cola Zero, immaginate se non sono Coca-Cola Zero, e quindi sto prendendo molte più calorie del solito. Infatti a volte mi viene sempre dubbio, devo dire. Quindi questo è, diciamo, il pasto che mi godo nella giornata. Tutti gli altri sono un pochino messi insieme rapidamente, come avete visto prima, e non è che siano molto voluminosi. Ripeto, con la dieta bisogna trovare veramente una strategia, il numero di pasti, rientrando in un certo limite, ovviamente magari dai 2 o 3 e i 6 pasti al giorno, però trovate una strategia che vi aiuti a voi. Se il digiuno intermittente vi fa venire problemi col cibo, avete fame e dovete resistere, non fate il digiuno intermittente. Se invece trovate che sia un modo perfetto per ridurre le calorie, o comunque perché non avete fame la mattina, allora lo fate, fatelo. No? Dovete usare tutte queste strategie, vedere come si applicano alla vostra situazione, se vi aiutano allora le fate, io ve le presento, ma non vi dico che dovete per forza fare così. Ragazzi, io me lo godo. Detto fatto, raga, che ci siamo per cena e sarà il penultimo pasto della giornata. Ho qui pochissimo orange chicken, che a volte veniamo appunto dal cinese, e mi tengo le porzioni anche per i giorni dopo, quindi questi saranno un 125 grammi di orange chicken massimo. Ho il restante 150 grammi di riso bianco, una coca zero, e per un pochino di micronutrienti che oggi proprio non abbiamo avuti, c'ho qua delle carote e un po' di cocomeri si diceva, vero? No, non cocomeri, cetrioli che abbiamo fatta. Quindi sì, questa è la cena un pochino triste, ma fattibile. E raga, finalmente giunti all'ultimo passo della giornata, e questo è il mio momento preferito, perché solitamente mi faccio qualcosa di dolce che mi aiuta ad andare a dormire, perché se vado a dormire con la fame o senza qualcosa di dolce ci rimango male e penso che merda sta dieta, e quindi faccio così, mi lascio di solito delle cose dolci. In questo caso Foodspring mi è appena arrivato il pacco con le proteine nuove e le barrette proteiche nuove, quindi solitamente sto finendo la giornata con una barretta proteica di Foodspring. Io ne ho provate diverse, queste sono veramente quelle che vi consiglio di più, sono le loro barrette Protein Bar Extra Chocolate, e ci stanno un sacco di gusti diversi, 20 grammi di proteine per ogni barretta. Questo è Double Choc Cashew, ci sta Crunchy Peanut Butter, quindi burro di arachidi, buonissimo, Crispy Coconut, quindi questo è il cocco, White Chocolate Almond, che veramente è dolcissima, per chi ama il dolce è stupenda, e poi c'è una al caramello. Io oggi mi sparo, penso di andare per, vado per la Double Choc Cashew, quindi questo è tipo cioccolato fondente ed è una bomba. Poi mi servono anche delle proteine, e quindi faccio anche due scoop di queste Impact Whey Protein, e questo è il gusto, anche questo, cioccolato fondente e burro di arachidi. Non l'ho mai provato, deve essere una bomba, me lo faccio adesso, le faccio in acqua, vediamo un po' come sono. Devo dire che praticamente non bevevo spesso le proteine in polvere prima di lavorare con Foodspring, perché non mi piacevano, mi stavano un pochino sullo stomaco, ma la qualità di Foodspring era letteralmente assurda, e ho provato quelle al cocco croccante ed erano spaziali, e ho un po' paura a cambiare gusto. Vediamo insieme. La prima volta ci ho messo così tanta di acqua, tipo 250 ml, anzi facciamo, sì, vai, così va bene. Ok, ci siamo. La cosa buona delle proteine di Foodspring è che si sciolgono letteralmente subito. Vediamo un po' se ne vale la pena.
E voglio ricordarvi sempre che le proteine in polvere, queste cose qua, non sono assolutamente essenziali. Io le prendo perché sono comode e in realtà il costo per chilo non è nemmeno così alto, diciamo per chilo di proteine proprio in sé non è nemmeno così alto rispetto ad altre fonti, se conti proprio solamente l'apporto proteico. Quindi se potete, volete una cosa comoda, perché no? Ok, vediamo se sono sciolte tutte. Sa di peanut butter. Oh my god. Buono. Sì, perché la mia paura è sempre che sappiano troppo di chimico, che è quello che non mi piaceva delle altre marche. Però Foodspring fa tutto naturale. Me lo godo. Già che ci siamo, vi faccio vedere pure la barretta double choc cashew. Eccola qua. Ovviamente, per tutto questo, se voi volete provare, come sempre il codice muscoli a vita FSG vi dà il 15%. Non vi sentite obbligati, ma se vi viene voglia di fare un ordine, provare le barrette proteiche, queste cose qua, e usate il codice, usate il mio codice sconto, mi supportate direttamente. Ricevo una piccola commissione io e in generale con la compagnia fa vedere che la nostra comunità è forte e poi quindi nella gerarchia diciamo che va tutto bene. Quindi se volete fare un ordine non vi sentite in dovere, ma se lo fate usate il mio codice sconto, che avete uno sconto per voi e appunto per me un piccolo supporto. E niente, io finisco qua. Questa è la mia dieta di oggi, una dieta, come avete visto dal titolo, completamente reale. Non ho cucinato nessun tipo di pasto, questo è quello che mangerei normalmente se non lo faccio vedere in telecamera. Fatemi sapere la vostra, sono sicuro che ci sarà gente che dice no, non puoi fare così, ma devi fare così, bla bla bla. Trovate la dieta che funziona per voi, colpite le calorie secondo il vostro obiettivo, impostate le proteine più di 1.6 grammi per chilo corporeo, un numero facile da ricordarsi è 2 grammi per chilo corporeo per tutti i benefici di sintesi proteica. Dividete le proteine totali della giornata in 3-4 pasti al giorno, 3-4 porzioni, 5 pure se volete, 6 pure. Magari non fate solo un pasto iperproteico perché potrebbe essere, secondo la scienza, un pochino inferiore a, diciamo, più pasti nella giornata. Consumate un pasto post-workout con proteine entro 1-2 orette dall'allenamento. Se volete ci buttate anche i carboidrati, diciamo, intorno all'allenamento. Queste sono tutte le cose fondamentali per la dieta. Il resto è a vostra scelta. Questa è la mia dieta flessibile, io vi ringrazio a tutti per aver visto fino a qua. Lasciateci un like se vi è piaciuto e niente, ci vediamo al prossimo video. Can I dance for you? E mi sa che siamo arrivati alla porzione Kaizen. Cosa abbiamo qua? Un altro sample? Vediamo un po'. Vediamo un po' il secondo sample. Allora, ci abbiamo aggiunto un piccolo logo qua, abbiamo aumentato la larghezza del logo di pochissimo, da 2.7 inch a 3 inch, perché alcuni di voi dicevano che lo volevate un tantino più grande. Mi piace comunque tenerlo minimalista, quindi ho aumentato di poco e veramente dal vivo si vede benissimo, è solo in video che essendo piccolino esce meno bene. Poi dovremmo aver cambiato la scritta e ci abbiamo aggiunto il logo invece. Guardate che figata, bellissimo, bellissimo. Guardiamo qua dentro il nostro bellissimo label Kaizen Designed in Italy. Una bomba, qua le istruzioni su come lavare. Mi sa che non mi resta che provarlo. Abbiamo il solito bellissimo back panel qua dietro per farci sembrare più grossi di quanto siamo. No, in realtà abbiamo fatto un piccolo design tool per far sembrare trapezio e schiena superiore un pochino più grossa. Abbiamo allungato le maniche rispetto all'ultimo come volevo. Questa dovrebbe essere una drop shoulder oversized minimalist t-shirt. Me la provo e vi faccio vedere com'è. Ah, mi ero dimenticato, ho anche chiuso un pochino il collo. Vediamo com'è. Ragazzi, vi devo veramente far vedere perché penso di aver colpito e affondato. Guardate di lato, ho ridotto tantissimo qua l'apertura che mi dicevate in tanti che era troppo grande. Ho abbassato le maniche così veramente, guardate, ha un fit molto boxy, quindi sembrate veramente più grossi senza volerlo sembrare, perché non mettete in mostra le maniche, è tipo un altro tipo di maglietta, non è la performance, arriva anche quella.
ho praticamente ridotto le misure qua di lato, questa è una M, ho chiuso un attimino il collo così sembra molto più attillata anche sopra, e non so se riuscite a vedere di schiena, non so cosa si vede, però vedete che mi fa molto più a V, tipo sopra sono bello largo e sotto sono bello stretto. Cazzo sì! No raga, cioè, abbiamo azzeccato. Questa è taglia M, quindi io che metterei la L sarebbe un pochino più larga, ma anche M mi starebbe benissimo e sono sicuro che adesso la taglia è giusta. Questa è una M, gliela diamo a Sammy, vediamo come gli sta anche a lui. È finissimo. Vieni. Abbiamo fatto, ho fatto tutte le modifiche che ci hanno richiesto, quindi tieni. Momento della verità. Momento della verità, perché M, Sammy, beh, adesso hai perso un po' di peso. In passato Sammy era una M perfetta, devo dire. Uia, anzi, c'ha il fit, me lo sento molto più... cazzo. Meglio? Sì, veramente. Bello il fit, mi piace che non è larghissimo qua, ma la cosa migliore è le braccia lunghissime. Cioè, qua me lo sento molto bene. È bellissimo come chiudo qua pure. Io penso che dobbiamo comunque lavarla per sì, vedere sì, bene. Lavare, ti sei troppo stretta? No, perfetta. No, veramente. Girati un attimo. Madonna, la schiena è grossa. Sì, si vede? Sì. No, veramente un fit. Madonna, la schiena è enorme. E questo, ragazzi, cioè, sono abbastanza skinny, però se era un po' più ciccione o un più muscoloso, ancora meglio. Mi piace pure, cioè, il rialzo il petto. Lunghezza qua perfetta, mi copre tutto scuro. No. Ma arriva a metà, però tu hai il sedere alto, quello però è il sedere alto, che pazzesco. Would you choose it? No, veramente? Veramente, io questa la prenderei subito. Over la performance. E questa è proprio. Questa è stilosa, ragazzi. Ti va a rimarchiare così. Grande. Ma veramente, sì? Sì, ti piace? No, veramente. I fucking love it. Yeah? Pazzesco. Fa che non so. Perché è leggermente più grande adesso. Sì. Infatti si vede adesso. Sì, cioè, si vede molto di più. Chiesto. Mi piace perché risalta un po'. Sì. Ho cambiato, ho messo anche questo. Ho messo il logo. Dove sta? No, da questo parte. Ecco. Ho messo il logo figo, invece che la scritta. Che sì, è più figo. E c'è un piccolo logo pure qua dietro. Sì. Sì, minuscolo, però bello. C'è un logo qua. Questo è proprio per i die hard fans che sanno cosa vuol dire questo. Ci sta, no, a Sammy gli è piaciuta. Molto, sì, passatissimo. Io onestamente non ti direi di ritoccare niente. Cioè, schiena adesso, enorme. Adesso la laviamo, però onestamente G, cioè, c'hai azzeccato. Sì, con questa. Però ho misurato tutto, cioè mi sono messo dopo il primo sample quanto, mi sono chiuso. Mi piace pure che è proprio, cioè, mi fa uscire effetto. È pazzesco. Però è larga allo stesso tempo. Yeah. E questa è l'intenzione, comunque la puoi mettere sia di sera perché sì, è figa. Puoi andare in palestra, puoi uscire, ti vai a fare una cena con gli amici, cioè ti metti pure elegante con questo, veramente sì. Oppure sopra la canotta sopra se la vai canotta in palestra, pre-pump. Ci sta. Questa è la maglietta. Io ho... Mi dico, sì, da dietro sei grosso. La verità, raga, avevo messo via la telecamera, ma Sammy sta in bagno a guardarsi da 5 minuti, quindi sono tornato. Che altro mi vorrei vedere da dietro? Ma ora vedi il video. Faccio una foto. Ma hai fatto qualcosa qua? Sì, vedi che ho abbassato le mani, come avevano detto, perché prima loro l'hanno messe qua. Le ho abbassate così che qua sembri tutto più grosso. Sembri tutto più grosso, proprio bravissimo.